soltanto all'inizio c'è la modalità normale, perché il concerto inizia con una telefonata. Io dal backstage telefono a uno dei ragazzi e il concerto inizia così. La mia voce che si sente all'inizio è da un telefono da dietro al palco. Piace molto utilizzare il telefono per le sue funzioni non telefoniche, e al di là del tour che ci vede impegnati adesso con i Phone Jobs. Mi piace molto utilizzare il telefono per scattare fotografie e poi magari inviare degli MMS agli amici. Lo utilizzo anche molto per registrare delle idee melodiche che mi vengono al volo e voglio fermarle subito. Poi sì, c'è sicuramente un lato un po' ossessivo del telefono, però quello viene giustificato col mio lavoro e quindi ho la scusante che posso fare il tour con i telefonini e quindi la mia ossessione per la tecnologia è giustificata. Il software va sempre aggiornato, la tecnologia viaggia a velocità enormi e quindi noi musicisti abbiamo bisogno di aggiornarci. Psychedelis Show Tour numero 1 era quello finito un anno fa proprio qui al Cube, proprio mi sembra nel periodo di gennaio-febbraio. Chiusa quella tournée, adesso abbiamo rivisitato i pezzi con l'ausilio di uno strumento nuovo, e cioè l'iPhone. Il telefono, come di volta in volta, come campionatore, come controller, come sintetizzatore, e sul palco vedremo i visual mixati con i video in diretta di telecamerine che riprendono le dita dei musicisti che suonano effettivamente gli iPhone, in modo tale da far capire al pubblico che cosa sta succedendo sul palco. Per esempio, ci saranno dei momenti in cui il telefono viene inquadrato e sul touchscreen c'è una vera e propria tastierina che viene suonata dalle dita dei musicisti in maniera molto difficoltosa. Sempre bisogno di ascoltare le mie canzoni suonate in cornici diverse. Per esempio, prima di Psychedelis Show Tour numero 1 facemmo una tournée in duo con voce e pianoforte e in trio voce, pianoforte e trombone, per cui totalmente acustico, di presentazione di pezzi che poi appunto sarebbero andati in Psychedelis, il disco. E fu una tournée molto particolare, perché quelle canzoni che poi sono finite nel disco e sono state arrangiate in maniera appunto molto elettronica, sono state eseguite invece in una maniera del tutto diversa. E per me è estremamente stimolante, no? Sentire che un pezzo come che ne so, È troppo facile, che nel disco ha sonorità appunto molto minimal tech, invece nella versione piano e voce acquistasse una carnalità tutta, diciamo, scuola canzone napoletana, no? Per cui per me è fondamentale sentire come suonano le mie canzoni in maniera diversa, forse anche perché sono molto figlia di un decennio nel quale la mia formazione musicale si è molto spugnata, e cioè gli anni 90, gli anni dei remix, no? Gli anni nei quali il remix era alla base un po' della musica di quel periodo. Guarda, difficile lo è
cui per esempio tu devi suonare precisa una frase di tastiera su un tasto che è largo neanche mezzo centimetro. Però invece ogni volta che tu utilizzi strumenti nuovi per eseguire canzoni che già magari hai fatto, ti è più facile reinterpretarle, perché quello strumento ti aiuta già in sé a rileggere in una chiave nuova una canzone vecchia. E infatti in questo concerto vedremo spostata in maniera più estrema, più in là, tutta la sonorità è già elettronica che aveva Psychedelics il disco, ma appunto estremizzata, perché forse la tecnologia dello strumento si prestava o comunque richiedeva che si estremizzasse quel suono. Non solo telefono e lo spengo di notte, a volte sì, a volte no, ma anche quando non lo spengo lo lascio in un'altra stanza, perché non mi piace l'idea di avere le onde di notte che rimangono chiuse nella stanza e dormono con me, mi entrano nei sogni. Sebbene io sia una persona che caratterialmente tende a guardare sempre al futuro, credo che poi c'è qualcosa di antico che esce fuori dalle mie canzoni. Probabilmente è la radice napoletana, e questa cosa esce più o meno fuori da alcune melodie, alcune strutture armoniche dei pezzi. Sì, quello credo che sia una cosa, è proprio che faccia parte di un DNA antico. Ciao a tutti, amici di YouTube, a presto, buona musica. Grazie a voi. Grazie, grazie, buona serata, buon lavoro. Beh, ciao. Ragazzi, voi dovete andare a riprendere questa telefonata a questo punto.
insieme.